amici, siamo tornati alla pannocchia gigante. Vediamo se questa volta ce la faremo. Recuperiamoci un po' di popcorn che ci ridanno la vita. E cerchiamo di toglierle il più vita possibile. Eccola qua. Ah, ci ha colpiti già. Guarda quanti popcorn! Belli scoppiettanti! Meglio stare in movimento perché sennò ci esce fuori da sotto. Chi è passato di livello? Da. Io? Sì. Se ne è troppo vicini ci dà degli schiaffi potenti, eh. È arrivato anche un altro ad aiutarci, hai visto? C'è uno che ci aiuta, ce l'ho dietro io. Prova ad andare vicino a lui, forse viene anche lui. Dai che la stiamo già per ammazzare, eh. Ce la possiamo fare. Adesso si incattivisce però. Occhio! Ah. Ma mi ha fatto un sacco male. È anche più resistente adesso, eh. Mi ha colpito di nuovo. Dai che è quasi morta. Ma sempre mi colpisce. Anche a me. Dai che è quasi morta. Colpita! Dai che è morta. Sì! Mega 50.000 popcorn! Mangiamoceli tutti. Dove va quello lì? È impazzito? Sì. Ha trovato il corno! È l'oggetto che ci serve! Sì, a me mi l'ha dato! A te l'ha dato! Ma come? Ce l'abbiamo fatta, amici! Sì, adesso possiamo andare dal portone! Eh sì, abbiamo il corno! Oggi! Sì, andiamo a vedere! Sì. Tanto, aspetta che qualcuno... Nuova arena sbloccata! Molto bene. Io sono passato di livello. Non posso più aggiungermi la magia perché ce l'ho al massimo. E quindi mi metto ancora un po' di difesa. Ah, il negozio della palude. Andiamo a vederlo? Sì. Ah, le bombe. L'animaletto. Piggy fa che il cibo ti dia più salute. Quindi una pozione, una bomba. Le bombe non... Anche un'arma nuova, più 2 alla forza, meno 1 alla magia, più 5 alla difesa. Però guarda. Io vediamo. Quasi quasi provo a comprare una bomba io. Provo. Non so come si usa. Ho comprato una bomba. Ecco la D. Andiamo a vedere l'arena nuova com'è? No, andiamo a suonare il corno, dai. L'arena dei contadini la vedremo un'altra volta. Allora, al tempio inondato mi pareva ci fosse sì. Da suonare. Aspetta, posso fare io. Vai. Suona il corno da qui davanti. Vai. Ma anche te ce l'hai, posso vedere? Sì, anch'io. Oh, però posso suonare. Vai, suonalo. Bravissimo, Ale! Sì, abbiamo aperto. Ma lo sapete che secondo me andiamo fa dentro. Anche male? No, dice, una melma schifosa. Ma secondo me fa anche male. Occhio che non fai uscire fuori dei nemici perché li disturbi. Sì, fa male. Sì, ma tanto. Questo fa di solito 45 di danno. Di 45? Ma non è male, eh. Sì, li abbiamo ammazzati. Ma hai visto che noi andiamo molto lenti? Eh sì, perché tutto siamo in una melma puzzolente. Saltando forse riusciamo ad andare più avanti. È che vengono fuori questi pesce gatti. Che cosa sono? Bleh, mi vomitano addosso. Ci vomitano veleno, melma. Ma che roba è? Un sacco di danno, eh. Io gli lancio le mie magie del fuoco. Io gli lancio le mie magie del fuoco. Ammazzati. Andiamo. Vai saltando. Saltando riusciamo ad andare più avanti. Questo è vero. Cosa ci aspetterà adesso? Entriamo nelle fogne. Ci addentriamo nelle fogne.
Oh, finalmente. Qui si può scavare. Scavo io. Ma no, col corno, col badile. Vai, scava, scava, scava. Io me lo prendo, ti rubo quello che viene fuori. Scavo io, se no, eh. E allora scavo io. Abbiamo trovato un nuovo animaletto. Una gallina, cos'è? Una gallina. E tu te la tieni, la gallina? Sì, un po'. Speriamo sia una gallina dalle uova d'oro. Non sarebbe male, vero? Ah, come Giacomino, intendi. Esatto, sei passato di livello. Così hai recuperato tutta la vita. Questi non hanno molta vita. Però anche qui ci sono delle statue di pietra, eh? Io non sono mangiato. Lasciamela a me che sono senza vita. Occhio a quelli verdi, ai soldati verdi. Ma io volevo buttarmi nella cascata. Nella cascata di veleno. Volevo buttarmi. Occhio, perché mi sa che quella cascata di veleno non ce la racconta giusta, eh. Io la salto. Ah, se si può passare. Vediamo se c'è vita. Ah, c'era dell'oro. Cos'è stato? Ah, hai trovato un'arma nuova. Vabbè, chissà che cosa fa. Però dopo dovremo controllare che cosa fa. Via. Ma c'è un vetro rotto? Cos'è quello lì a destra? Boh. Uno specchio rotto? Sì. Ma hai visto che io ho la freccia come questi pesci? Sì, e hai fatto anche un colpo critico. Ma come lo posso fare? Con la tua arma evidentemente puoi fare colpi critici che fanno il doppio del danno. Ma si può andare su? Non si sa che cosa c'è qua. No. Nemici. Un'altra arma hai preso. C'era un bocchino da fuori. E quella mi sembra potentissima. Fatto. Chissà che cosa farà. Secondo voi, amici, che cosa fa? Secondo me fa molto danno, perché ha come dei denti, che quindi fa malissimo e poi è tanto resistente. Dei denti seghettati. Oh mamma, questa mi sa che è Medusa. Sta cantando. Per quello tutti erano trasformati in pietra! È Medusa! Che trasforma in pietra! Mi sa che ha quell'acido, che trasforma. Sì, perché viene lanciato dai serpenti. La conoscete la storia della Medusa? Il mito di Medusa? Può trasformare in pietra chi la guarda! E i suoi capelli sono fatti di serpenti! Occhio che trasforma in pietra! Scudo! È innamorato? È innamorato! Siamo quasi morti già! Dobbiamo resistere! Torna in vita, Ale! Sono super... No, sono morto! Dai, dai, dai! Occhio, ci trasforma in pietra! Fa un sacco di male, eh! No, ma credo che più la colpiamo. Paio. Ma questa quanta vita ha? Ha un sacco di vita. Gli sto dando tantissimi colpi. Bravo, bravo, bravo. Sta andando giù. Dai che sta per morire. Mi ha trasformato in pietra. Sono riuscito a liberarmi. Ma sono anche avvelenato. Ma è terribile. Dai, 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 dai. Ammazzata. Si sta trasformando in pietra! Distrutta! E vai! Ma io stai ci possiamo muovere! Più 5 magia! Ah beh, era quello mio! Andremo dal fabbro a vedere cosa faranno tutte queste armi!
Ale, sei passato di livello, cosa ti aggiungi? Anche a me adesso da nuovo. Eh sì, perché sei del 21esimo livello. Più uno all'agilità? Sì. Ok, Messa e amici, alla prossima andremo la luna piena. Però andiamo a guardare. Ciao ciao! Qua? Ciao ciao! Sì, ciao ciao!